Ringrazio tutti per gli organizzatori per la disponibilità di essere qui a rappresentare la community Mozilla Italia alla Debian Ubuntu Community Conference. Tant'è che dicevo, tre talk, io quando ho parlato con Andrea Colangelo gli ho messo tutti i talk, ho detto scegliete voi quale, hanno scelti tre. Quindi mi dispiace, ma mi vedrete tre volte a parlare oggi. Da debianista io sono molto contento di partecipare a questo evento perché sono anni che ci volevo venire e adesso ho la scusa per venire da rappresentante della community a parlare di Firefox OS e Mozilla e di un'altra cosa più tardi nel pomeriggio. Quindi incominciamo un attimo a parlare di Firefox OS per utenti sviluppatori. Allora, però prima una piccola presentazione perché spesso mi confondono come dipendente Mozilla, non è vero, io sono un volontario. Da te che oggi qui lì ci sono gli adesivi, dei braccialetti, pure i tatuaggi, di solito se li mettono i bambini, infatti sono un bambino cresciuto e quindi ce l'ho. Allora, io come per Mozilla ho il ruolo di Firefox OS Training Lead per l'Italia, che ho avuto al lancio 2 anni fa, e quindi come dicevo sono debianista da quando uso Linux, tutti i miei sistemi oramai, però mi vedo Debian e GNOME invece che KDE, quindi, e uso Debian SID, quindi proprio me ne cerco. Come lavoro io ho una mia web agency a Roma dove mi occupo di sviluppo WordPress, però non è che disdegno tutti gli altri linguaggi che ci sono, e per Mozilla sono Mozilla, non lo vedremo nel talk successivo, e anche da quasi 2 settimane rappresentante italiano per la community Mozilla, come Mozilla Representative, però ne parlerò nell'altro talk di oggi. Quindi parliamo un attimo di cos'è Firefox OS. Firefox OS, nome in codice è Boot2Geek. Allora, è un sistema operativo open source, completamente open source rispetto a tutti gli altri tutti gli altri, diciamo, a quelli più famosi, più diffusi, e utilizza standard aperti ed è basato su Android, come ben spiegato qui. È un mix tra Android e Linux, quindi noi potremo sfruttare i classici comandi ADB, fastboot per flashare le ROM, e tant'è che gli stessi tool per svilupparci sfruttano questo sistema. Quindi chi è avvezzo a queste soluzioni si troverà a casa. Inoltre, essendo un prodotto Mozilla, poi lo vedremo nell'altro talk in cui spiego cosa è bene, è tutto basato su standard aperti, quindi tutto quello che vedete è standard aperti, tant'è vedevo il talk su PGP, uno dei volontari italiani ha realizzato l'applicativo per Firefox OS per PGP, quindi lo dico di lampino. La bella caratteristica è che essendo open source veramente è disponibile durante lo sviluppo. Mi ricordo qualche anno fa, cioè, di solito in informatica, quando il 1º d'aprile escono le peggiori farzoccate da Google che diventa Google Maps diventa 8 bit, queste cose assurde, e fecero tutti i sviluppatori Mozilla quel giorno, fecero detto, oh, vedete il codice di Firefox OS finalmente è su GitHub. Io ho detto, ma strano, ci sta, invece era proprio. Loro lo rilasciano tutti i giorni e se potete seguire lo sviluppo tranquillamente su GitHub rispetto ad altre soluzioni, io l'ho scritto, ma non lo pronuncio, che lo rilasciano invece quando dicono loro e voi dovete solo accontentarvi. Però ci sono adesso, vedremo un attimo di capire cos'è Firefox OS. E qui oggi io per semplificarmi ho portato solo un dispositivo, avendone altri due telefoni pure il tablet, quindi per chi vuole provare ho qui un Firefox OS Flame, questi sono gli screenshot della 1.3, quindi che già potremmo dire già obsoleta perché è uscita la 1.4 e come vedete non è uno smartphone, niente di che. Però rispetto agli altri ha una caratteristica in più, perché Firefox OS è pensato per chi non ha mai utilizzato uno smartphone. Voi direte, c'è una barra di ricerca, niente di che, ce l'abbiamo tutti, Google, DuckDuckGo, così via. In Firefox OS ha un in più. Come ho detto, è per chi non ha mai avuto uno smartphone. Quindi, se io non ho mai avuto uno smartphone o no, non ho utilizzato mai granché social network, come faccio a capire quali sono le applicazioni, i siti di riferimento per certe cose? Tant'è che qui c'è un esempio. Questa si chiama ricerca adattiva in italiano, e preferisco la versione in inglese, Adaptive Search, in cui cercando un termine vengono proposti i siti e le applicazioni più adatte. Quindi qui viene cercato caffè, vengono proposte, se noi andiamo su Twitter e Facebook ci troveremo sull'hashtag caffè, se noi cerchiamo un libro ci propone Amazon o Apple per dire Wikipedia, un film, Amazon, Wikipedia, IMDb e così via, quindi è perfetto per chi non sa quali sono i siti, perché ti propone gli applicativi direttamente online o il sito su cui cercare quel termine, quindi riesce ad ammortizzare, diciamo, la curva di apprendimento. Ed è compatibile con qualunque motore di ricerca, ma si può impostare. E qui vediamo altri screen, questa è la versione ancora più vecchia di Firefox OS e questo è il marketplace che approfondiremo un attimo.
Questa è la barra dei contatti, è l'elenco dei contatti e l'applicativo per la musica. Niente di, potremmo dire, di così diverso da quello che qui siete abituati a vedere sui vostri smartphone. Qui vediamo il browser dentro a browser, ma adesso vi spiego perché. E parliamo subito dei soldi. Perché vi ho sempre da questa cosa? Questa cosa? Perché ho detto Mozilla propone standard aperti. Si occupa di questo. Non mi ripeto, ma nel tocco successivo lo spiegheremo bene. E non lucra sul suo sistema. Ogni volta che viene venduto un telefono con Mozilla non c'ha brevetti, non si prende una percentuale, non si prende niente, perché è tutto open source. Mozilla, essendo una fondazione no profit, non ha questo interesse a farci i soldi sopra, e questo riesce pure ad abbattere i costi. Come dicevo, realizzare e portare il web a chi non ce l'ha. Adesso è stato lanciato in 36 paesi, per la prima volta in Africa, Madagascar, in Sudafrica e da un'altra parte. Quindi in Sud America, in India, è stato lanciato in quei paesi in cui, diciamo, gli smartphone non sono così accessibili come da noi, perché da noi, su noi italiani, siamo abituati ad avere uno smartphone per noi da minimo da 200 euro, è quello ideale perché non te impalla, non dà problemi ogni tanto. E lì 200 euro sono un sacco di soldi. Se noi prendiamo, qui ho citato lo smartphone da 25 dollari che sono circa 2000 rupie, se noi pensiamo in India 2-3 rupie ci copri un giornale, uno può rendersi conto della proporzione monetaria tra i due valori. E quindi ne hanno venduti tantissimi. C'è stato per l'India, è stata la prima volta che l'hanno venduto online un telefono, ne hanno venduti 15.000 in un giorno, era la prima volta che succedeva a vendere i tramite online. E adesso in Africa hanno lanciato un telefono da 40 dollari, quindi stanno sempre abbassando i costi. Inoltre, essendo tutta una tecnologia web che adesso vedremo, gli permette di essere un sistema fluido, funzionale, senza grandi esigenze hardware. Ma adesso vedremo di capire perché, grazie a questi tre: Gonk, Giko e Gaia. Sicuramente, se utilizzate internet, immagino di sì, avete già sentito Giko. Però parliamo da Gonk, che è quella novità, novità, niente di che. Noi siamo tutti linuxiani, quindi sappiamo che cosa serve per far funzionare il sistema operativo, ovvero il kernel. Gonk è il kernel Linux con i driver specifici per quel dispositivo, che la maggior parte, alcune volte sono purtroppo binari. Con lo smartphone questo è un problema, però un mix con Android, insomma quello che serve a esporre l'API di sistema al secondo livello, che è Giko, che è quello che sto utilizzando anche adesso io sul mio computer. Giko non è altro che il motore grafico, il motore che include il motore JavaScript, tutto quanto del vostro browser marchiati Mozilla. Quindi ogni volta che voi avete Firefox state utilizzando Giko, e Firefox S usa Giko perché Mozilla ha detto: noi abbiamo più di 10 anni di esperienza web, perché dobbiamo farne uno da zero? Invece sfruttiamo le cose in cui noi siamo veramente esperti, ovvero web, sfruttiamo le nostre stesse tecnologie, e quindi le abbiamo portate su uno smartphone. Quindi ci troviamo la stessa versione che noi abbiamo sul computer, sullo smartphone. E poi c'è la vera chicca, Gaia. Gaia è l'interfaccia del sistema operativo, che non è altro, tutta un'applicazione web. È tutto HTML5, quindi lo stesso lanciatore, lo stesso browser, i contatti, tutto quello che vedete su Firefox OS non è altro che un applicativo web. Tant'è che ha permesso nel 2013, perché le statistiche del 2014 ancora non sono uscite, di GitHub, di essere il progetto con più pull request in un anno. Ne ha ricevute tipo 690 approvate. Quindi se ve le cercate, le trovate ancora le statistiche, vedete che ci sta Gaia in cima. Mentre quello con più ticket è Rust, è al secondo livello. Che Rust è un altro progetto Mozilla che non c'entra niente, però era giusto da citare. Parliamo un attimo di questo, perché mi dicono: beh, se è un browser, è un motore grafico, posso cambiarlo, che mi costa? È sempre la stessa, sempre tecnologia web. Teoricamente sì, ai formatici la teoria gli piace tantissimo. Però, come sappiamo tutti, la teoria non è la pratica, perché come abbiamo detto c'è Gonk Kernel che parla con Giko. Perché Gonk deve dare a Giko la possibilità di accedere all'SD, per esempio. E quindi Giko è una versione con più funzionalità rispetto a quella classica. Quindi in futuro si potrebbe anche integrare WebKit, però non ne vale la pena, perché bisognerebbe fare tutta questa integrazione tra Giko e Gonk. Io qui non ce l'ho voluto mettere, ma spesso mi dico: ma allora inizio a mettere Flash? Lo scopo di fare un telefono tutto questo è proprio non mettercelo, perché tutto standard aperto, tu ci metti Flash e tutto è contrario, per non parlare di tutti gli altri Java, eccetera. Quindi non si può. E quindi questa è la tecnologia di Firefox S, però detto sono web app. Quindi non so quanti di voi programma sanno cos'è Java, scritto HTML, se ci hanno mai sporcato le mani. E spesso si parla che sono lente.
È vero, certe volte delle applicazioni web sono veramente lente, anche sul computer dove avete un i5, perché per tutta una serie di fattori. Io qui di solito facevo la citazione di quando Facebook aveva l'applicativo HTML per Android per gli smartphone e poi ha cambiato idea e le ha fatte tutte native. Perché era lenta, ma erano loro che l'avevano fatta male. Perché per fare un applicativo web fatto bene richiede di pensare a fare il lavoro bene, non mettere 10.000 librerie per fare una cosa stupida quando tu puoi ottimizzare e prendere solo quello che ti serve dalle librerie. Quindi per fare oggigiorno un applicativo web performante basta essere uno sviluppatore coscienzioso, come si fa di essere sicuro di mettere solo quello che mi serve e non tutto quello che ci sta. E questo è il problema che spesso si incontra, che ci mettono tutto e non ci pensano. Quindi basta veramente poco per fare un applicativo web anche per smartphone fatto bene. Quindi non so quanti di voi conoscono JavaScript. Quanti, le mani? Qua, nessuno, ah, qualcuno c'è, dai. Ok, quindi per qualcuno questi nomi l'ha già sentiti. Anche perché sono già sentiti. Allora, siccome è tutto un browser, è lo stesso che avete sul computer, potete utilizzare le stesse tecnologie che utilizzate quando programmate un sito, un applicativo web, perché l'unico dettaglio di cui ricordarci è che è un mobile. C'è la versione tablet come prototipo, eccetera, quindi l'unica precauzione che dovete fare è pensare a farli responsive, perché devono entrare qui dentro. Quindi quella è l'unica accortezza che dovete avere. Però potete utilizzare tutte le tecnologie JavaScript che vi preferite. Io qui ho citato quelle che ho visto utilizzare nei vari incontri o su internet per farci applicativi. Quindi cito jQuery, ovviamente, Zesto, che è una versione jQuery più leggera, pensata solo per mobile, mini framework JavaScript. Ovviamente, come ho detto, un framework stesso responsive, se ovviamente volete farlo che per tutti, quindi computer, tablet, eccetera. Quindi voi potete avere anche già la vostra applicativo che vi gira tranquillamente se seguite questi dettagli. Quindi qui c'è dato React.js di Facebook, AngularJS, Polymer.js, Fonega o Cordova, che supporta Firefox OS, potete avere l'esportazione integrata, anche se praticamente è sempre un applicativo web, non fa altro che trasporre le API. Dart, per chi lo conosce, c'è un italiano che ha fatto tutta una serie di cose con Firefox OS, quindi l'importante è che siano HTML, CSS e JavaScript. Dietro potete utilizzare tutti i linguaggi che vi pare, da Java con Git, da CoffeeScript, l'importante è che per l'applicativo ci sia questo, poi voi dietro si deve fare quello che vi pare. Quindi io qui cito un framework CSS di riferimento, potremmo dire, che vi permette di avere il look and feel di Firefox OS, perché essendo web potete utilizzare quello che vi pare. Infatti prendete l'applicativo Facebook, non è che è lo stesso design degli applicativi nativi, diciamo, di standard di Firefox OS, perché siete voi a scegliere. Questo è quello di riferimento che vi permetterà di avere lo stesso stile, che è basato proprio direttamente. E qui subito parliamo un attimo della vera potenza di Firefox OS, che tutti mi dicono, perché Firefox OS e non Android? E questo, diciamo, uno, a parte la ricerca d'attiva, questo è il secondo step, ovvero i due tipi di applicativi che potete fare per Firefox OS. E hanno delle differenze, ovviamente, e stanno tutte nel sistema di permessi e come vengono installati sul vostro dispositivo. Noi su Linux siamo abituati, root, siamo i padroni del mondo, un utente normale c'ha solo la home. Bene, su Firefox OS non esiste per i root, cioè tu, sviluppatore, puoi avere il root per poter semplificare ADB, per dire, però gli utenti possono non avere il root e fare tutto quello che gli pare lo stesso, perché ogni applicativo Firefox OS ha un manifest, una carta d'identità, che contiene le informazioni sui permessi a cui l'applicativo ha bisogno di accedere. Quindi io specificherò cosa ha bisogno di accedere e l'applicativo, il sistema operativo gli darà gli accessi, però adesso vedremo un attimo di arrivarci. Parliamo un attimo del primo tipo, le hosted. Abbiamo detto che è un browser web, quindi sono tutti applicativi web. Girano, vi connettete al sito, in realtà non vi farà vedere la barra di indirizzi, quindi sembra come se fosse un'applicazione nativa. Quindi sono delle siti online, alcune volte stati su GitHub tramite ramo GHPages, e quindi potete utilizzare tutte le tecnologie HTML5 che potete. Qui ho citato Upcache, che permette, diciamo, di fare l'offline, ma adesso sono uscite anche nuove tecnologie, tutte standard. Però sono applicativi che girano su un sito web, quindi dovrebbero poter avere un accesso differente, perché se Mozilla, diciamo, non può controllare quello che fa, perché se io do Facebook, vado sul sito, tramite installo l'applicativo con Hosted, tecnicamente se hai permessi potrebbe anche accedermi ai file della musica che ho sull'SD, i contatti. E questo non va bene per la privacy degli utenti, perché Mozilla ci tiene molto la privacy degli utenti. Quindi
Quindi le applicazioni hosted hanno dei permessi limitati su alcune DI, ovvero alcune le posso utilizzare fino a un certo punto, altre proprio nada. E infatti qui ho citato l'applicazione esempio Facebook e Twitter. Quindi le facciamo qualche esempio che possono accedere alle API, le applicazioni hosted. La geolocation, che è un API standard HTML5, lo storage di questi tre tipi, la sveglia, e la radio e le notifiche push, come vogliamo chiamare. E ovviamente, mi sono perso un passaggio, ecco, questi permessi all'utente gli viene chiesto se vuole darli. Perché noi siamo abituati su Android per dire, io utilizzando quello, quando scaricate un applicativo vi dirà, per esempio l'applicazione mappe, allora accederai ai tuoi contatti, accederà alla rete wifi, accederà alle tue foto, tu dici, perché l'applicazione mappe ha bisogno di tutta questa roba? Non va bene, però tu su Android non puoi dirgli, non glielo voglio dare quello, siamo bloccati, si può abilitare, eccetera, e l'ho fatto, però gli applicativi spesso si impallano perché non sono abituati, non sono pensati per, tu mi stai dicendo no, si impallano. Quindi all'utente ogni volta che viene la prima volta viene chiesto se vuoi dare i permessi a queste cose e successivamente può riabilitarli o disattivarli tramite il pannello di sistema. Quindi l'utente ha la massima scelta di privacy che vuole per ogni applicativo, per qualunque permesso. L'utente e lo sviluppatore dovrà scrivere cosa fa quel permesso. Se io dico sto facendo un'applicazione che fa le foto e voglio utilizzare le vie della geolocation, dovrò scrivere in italiano, in inglese, a seconda di come sarà l'applicativo, mi serve l'accesso alla geolocation perché devo salvarmi le coordinate GPS del dove è scattato la foto. Quindi l'utente sa, quando viene detto, che cosa ci faccio, con che cosa serve l'applicativo per fare, che cosa serve quel permesso. Le packaged è l'altra parte e sono il contrario, sono applicativi installati fisicamente sul vostro dispositivo. Quindi viene scaricato uno zip e contiene la stessa applicazione nelle stesse tre tecnologie e ovviamente ha dei permessi completamente differenti, più avanzati. Quindi possono lavorare anche offline, hanno accesso a scrittura e lettura sul telefono, accesso a tutte le API. Quindi tutte le applicazioni di base che vedete sul vostro Firefox OS sono così. Ovviamente c'è sempre la stessa regola dei permessi, eccetera, quindi ogni applicativo dovrà specificare i permessi, perché se no, se voi non lo specificate in questo manifest, se avviate l'applicativo, non funziona. Io qui cito il mio applicativo che ho fatto per scherzo, per mostrare la suoneria col file, con la musica preferite. Ero partito perché Firefox OS aveva le VM, ma ancora non aveva niente di specifico, e fa $100 al giorno ed è un'applicazione packaged su GitHub eccetera, è stata arrivata alla soglia di $50,000, si litiga con YouTube la posizione nella sezione multimedia e io l'ho fatta per scherzo, diciamo. Qui un po' di API che gli sviluppatori qui ci sono vogliono sapere che cosa ci faccio, e qui ce ne sono un bel elenco, e il bello è che alcune API sono solo per certificate, ad esempio con NFC o Bluetooth, anche se il vostro dispositivo le supporta, non potete distribuirli se non siete certificati tramite Mozilla, quindi al momento ce l'hanno solo i partner. Questo per un motivo di standardizzazione, perché sono API che non realizzate da Mozilla e quindi ancora non sono standard, cioè sono state proposte a V3C, però sai, ancora non sono quelle di adesso, tutti i browser la vanno così. Quindi sono queste qui sono bloccate, però voi sviluppatori potete utilizzarle e scaricarle sul telefono, però non potete distribuirle se non siete c'è partner. E qui ci sono un po' di API, quella della batteria che è stata inventata per Firefox OS, che adesso non che funziona su Chrome eccetera, perché quando era inventata Firefox OS hanno detto io devo mettercelo da qualche parte, quant'è la batteria? Non esisteva l'API, pure quella per la vibrazione non esisteva. Quindi quando è nato il progetto verso il 2011, le prime API, anche se poi è stata già pubblicamente nel 2013, sono state realizzate e poi proposte al V3C, e queste sono state standardizzate, adesso voi le potete utilizzare anche sugli altri browser. Quindi qui ce ne sono tante, senza che ve le dico, ci sta l'elenco. Ovviamente, come dico spesso, io vado in giro per eventi, la pagnotta a casa bisogna portarla. Quindi Mozilla ha realizzato un API anche per i pagamenti che funziona tramite il browser stesso. Noi non dobbiamo interfacciarci direttamente con PayPal e tutti questi sistemi. È il browser stesso che farà tutte le comunicazioni tramite un servizio che utilizza lui per fare i pagamenti, quindi avrete una automatica ricevuta, tutto con API JavaScript, semplificando diciamo un po' quei passaggi lì. Poi un altro stacchetto pubblicitario, il boilerplate, per chi vuole subito provare, vedere un po' di codice che funziona, che basta specificare un array di quello che vuoi fare, di funzionalità, per esempio per aprire un contatto che hanno nuovo, basta specificare un array e mandarlo tramite una funzione, ci pensa lui a farlo. Il boilerplate sta su GitHub, contiene diciamo la maggior parte degli esempi con un pulsantone da provare per le varie funzionalità. Quindi andiamo avanti, velocizziamo un po'.
sono un po' cose tecniche. Manifest, come ho spiegato, è una carta d'identità che contiene un po' di informazione: il nome dell'autore, il nome dell'applicazione, la versione, le lingue supportate, i permessi, l'orientamento e tutto il resto. E questo file è obbligatorio perché è la carta d'identità applicativa e serve al sistema per capire dove mettere l'applicativo. E ha bisogno di un mindset specifico e GitHub nel ramo GKpG se lo supporta. Per quello dicevo che molti caricano su GitHub, fanno l'applicazione hosted, quindi gli utenti si collegano e sul ramo GitHub, quindi se lo sviluppatore fa l'aggiornamento, fa un commit e tutti ce l'hanno aggiornato. Passiamo a Marketplace, che è il punto dolente nella maggior parte per gli sviluppatori, perché i tempi di revisione delle applicazioni. Android oramai si è diventato molto veloce, 4 ore mi dicevano 3, e iOS ci mette una settimana, se va bene. E Marketplace è completamente differente. Innanzitutto è gratuito. Semplice, intuitivo, è multipiattaforma ed open source. Che vuol dire multipiattaforma? Perché funziona, potete installare applicativi sia per Firefox, Firefox Desktop e Firefox OS, perché posso fare un applicativo che mi gira su tutti e tre, perché le API in comune, la maggior parte sono le stesse. Ovviamente, se io faccio un applicativo che accede alla vibrazione e poi lo apro dal computer, questo non può vibrare o neanche cambiare l'orientamento. Quindi ci sono ovviamente delle limitazioni che fa te sviluppatore verificare se ci sono oppure no. E quindi c'è la chicca, è che oltre ad essere gli applicativi analizzati da tool automatici per verificare, tipo io dico che utilizzo le API audio da mettere permessi nel codice c'è, mi dà l'ok. Se io scrivo utilizzo le API geolocation non c'è per niente nel codice, mi dà errore. Una cosa stupidissima potremmo dire. Però ci sono dei volontari che prendono la vostra applicazione e la provano su Firefox OS e danno il loro ok. Quindi c'è un controllo manuale dell'applicativo se funziona. Per esempio, noi adesso due ragazzi che hanno dei Firefox Club qui di Milano sono diventati app reviewer, stanno nel team interno mondiale di quelli che revisionano gli applicativi. Quindi diciamo all'utente è una sicurezza perché qualcuno ha verificato se effettivamente fanno quello che dicono. E qui c'è un elenco delle cose che vi semplifico sui requisiti degli applicativi. Ovviamente non possono avere frame perché non puoi controllare quello che succede. Deve essere tutto accessibile dal pollice, non potete fare un applicativo web e provarlo da mobile e poi il pulsantino è così piccolo che se andate col pollice non capisce cosa premete, insomma. Quindi regole, diciamo, di sviluppo web normale. Poi quello che consiglio io da sviluppatore, che possiamo anche, cioè, spiegate cosa deve fare l'applicativo. Mi sono trovato spesso in molti giochi che partono già con la partita iniziale e non so da dove comincio per giocare. E poi specificare per quale target è. Che voi, come dicevo, un applicativo vi gira su tutte, quindi voi diciamo avete un mercato pazzesco. E per raggiungere il supporto a queste qui, di API o per le Open Web App, questa tecnologia, vi bastano 15 righe di JavaScript. Quindi voi avete già un applicativo, lo trasformate per questo sistema facilmente. Infatti qui c'è un esempio. Realizzato un plugin per WordPress che in automatico trasforma il vostro sito in una Open Web App e potete installarla su Firefox OS. Dai, che il mio, se andate su Marketplace, trovate il mio sito che è un applicativo, in automatico viene generato il manifest da WordPress tramite i campi che voi dovete compilare. Quindi, proprio a dimostrazione che qualunque sito può essere un applicativo installabile, perché non c'è bisogno di caricare l'applicazione su Marketplace, basta andare su un sito che fa la richiesta al sistema se vuoi installare l'applicativo. Quindi, non dovete per forza appoggiarvi a quello. Quindi, voi dovete anche prendere il codice sorgente del Marketplace ufficiale, copiarvelo, modificargli due ritocchi e utilizzarlo per fatti vostri. È come testare la propria applicazione. Vi basta avere Firefox, quindi qui niente di strano, cioè, io ce l'ho, non so se voi lo utilizzate, però insomma, vi basta avere quello su tutti i sistemi Windows, Mac e Linux e ci sono delle estensioni da installare, adesso me lo faccio vedere per questione di tempo, in cui potete installare le varie versioni del simulatore su cui testare la vostra applicazione. Quindi per provarlo basta che avete Firefox, scaricare il simulatore e lo provate all'interno del vostro computer come funziona. Ovviamente, come dicevo, se fate un applicativo che vuole provare la vibrazione, essendo un simulatore, non è che vi vibra il telefono. Però ovviamente è un simulatore, quindi sono differenze, perché essendo un simulatore utilizzerà l'hardware del vostro computer e anche la versione di Kiko del vostro computer, perché Firefox OS, a seconda della release, è una versione di Kiko differente. Quindi vi permette anche a voi sviluppatori, se funziona bene da desktop, funziona bene anche su Firefox OS con quella versione specifica di Kiko. Quindi diciamo, vi snellisce anche un po' il debug. E qui dicevo le web activity, non so quanti sviluppatori Android, io dico quelli Android, non l'ho mai sviluppato per Android, però me ne spiegano a me. Ci sono le intent,
praticamente specificate gli applicativi come possono parlare tra di loro, perché un applicativo che gira in sandbox non può comunicare con gli altri, quindi per comunicare tra di loro ci sono queste web activity, ovvero tipo share, quella classica quando prendete la galleria in automatico vi chiede con quale applicativo volete condividere la foto, questo serve a specificare questo nel vostro applicativo. E sono, vi permettono di fare un po' di tutto, e ce ne tengo grandissimo. Ovviamente c'è anche il debug remoto, e vi basta sempre avere Firefox con l'estensione per il supporto ADB per chi non ce l'ha installato sul computer, e lo farete semplicemente attaccando un cavo, proprio neanche, non dovete mai toccare la riga di comando. Ovviamente ci sono anche tutte le comando per farvi fare tutto quello che volete. E quindi supporta anche Firefox for Android, specialmente adesso con i nuovi tool di Firefox potete fare il debug anche per Safari, per Chrome for Android, eccetera, tramite un'estensione che diciamo è un proxy riguardo a tutti questi altri browser che vengono riconosciuti. Quindi io qui parlo delle web app, che è questo standard che vi permette di far installare la vostra applicativo su questi tre mercati. E quindi voi per provarlo basta che prendete il boilerplate che ho citato già prima. Ovviamente poi c'è il network, io di solito su questo ho pure un talk a parte, quindi chi vuole informazioni ci parliamo, insomma. E infatti qui dicevo che voi avete quattro mercati per la vostra stessa applicativo, che potrebbe essere già un applicativo che voi avete realizzato. Basta raggiungerci queste 15 righe di JavaScript, anche di meno, per rendere questo applicativo come se fosse nativo sul computer, perché se noi lo installiamo sul computer, ci troviamo nel menu di sistema, verrà via da tutto schermo senza la parentesi, come se fosse un vero applicativo. E quindi anche per Android, perché esiste Firefox per Android e Firefox OS. E ovviamente ci sono delle differenze, come ho già detto fino a qui, delle API, e continuo a sottolinearlo perché intanto mi dicono c'è un problema nell'applicazione su Firefox si impalla perché quella API su Firefox Desktop non esiste e quindi JavaScript si blocca. Quindi bisogna fare un check. Qui il workflow ve lo risparmio. I web component, l'accenno solamente per chi non li conosce, sono diciamo, per chi ha sviluppato con le Qt, insomma, GTK, eccetera, come immagino qualcuno di voi, sono dei widget, diciamo, mettiamola così, già pronti, quindi per bastare in HTML definire tag, in automatico JavaScript che ve lo renderizzerà, voi mettete tipo mappa, e vi spunta fuori una mappa. E questa è una tecnologia web, cioè, il più famoso è quello di Polymer di Google. E funzionano, perché l'importante è che siano tecnologie web. Poi io qui concludo un po' di notizie varie. I crash, la croce e delizia degli utenti Windows, su Linux ogni tanto ci stanno, ma la proporzione è molto bassa. Ho detto sono un sandbox, le applicazioni non possono comunicare tra di loro, esistono con un percorso fittizio, quindi non possono accedere fisicamente se non mettiamo il permesso, e possono accedere soltanto anche ai tipi di file che noi definiamo nei permessi. E ogni file JavaScript dell'applicativo è in un suo processo, quindi se crasha uno dei file, non crasha tutto l'applicativo e neanche tutto il sistema, quindi permette, diciamo, di isolare l'elemento problematico. Niente account. Per utilizzare e scaricare applicativi non c'è bisogno di un username e password. Potete farlo, però potete anche utilizzarlo direttamente senza averlo, quindi potete scaricare applicativi da Mac senza problemi. Giochi. Io cito sempre che la Disney, Nickelodeon, questi big, siccome Firefox OS in certe zone del mondo, prendendo il Sud America dove ha scalzato Windows Phone e altri, sta spopolando, sono resi conto che siccome loro fanno giochi per bambini, devono farli anche HTML5, non solo per coprire Firefox OS, ma anche gli utenti mobile che accedono al sito. Quindi Firefox OS ha un terzo degli applicativi, sono giochi, al momento sono 5.000 applicazioni più o meno. Infatti qui c'è un esempio di Quake, che è un Quake compilato tramite MScript da C e JavaScript, che potete navigare, che potete provare sul vostro telefono, che sfrutta WebGL, però ci sono anche più dettagli su questo. Firefox OS è un multidispositivo, che io qui ho un telefono ufficiale Firefox OS, però voi potreste teoricamente montarlo su qualunque Android. Ovviamente ci sono i problemi di qualunque sviluppatore, no, sviluppatore, utente Android. Se io compilo la mia ROM, funziona? Quali driver funzionano? Quindi è sempre un po' un macello fare questa parte, quindi la maggior parte delle volte bisogna cercare su XDA. C'è la sezione specifica se qualcuno ha fatto già la build e ha preso i binari, preso per esempio da una versione Android e è riuscito a farlo partire. Quindi per alcuni dispositivi si trova Firefox OS già bello pronto e compilato, se uno non ha un ufficiale. La durata della batteria, perché tutti noi siamo abituati, per esempio nello zaino c'ho una batteria esterna, ci ricarico 3 volte il telefono, specialmente quando ho tutti questi dispositivi. La durata della batteria dura tantissimo, la maggior parte delle volte io vado agli eventi, porto il telefono acceso, mi scordo di spegnerlo, dopo una settimana ce l'ho ancora acceso sul tavolo e mi accorgo che ancora c'è tipo il 20% di batteria, anche se è connesso via wireless, perché grazie a queste tecnologie web, evitando il caricamento di molte librerie che servono al sistema, riesce a ottimizzare anche il consumo della batteria.
sia schermo acceso che spento. E questo è il primo ed unico dispositivo ufficialmente venduto in Italia, che non è il massimo, distribuito dalla TIM, che è il partner nazionale, che non so se è ancora disponibile in vendita, e se volete prendere ve lo sconsiglio, perché è obsoleto alla 1.1, quindi bisogna flashare una ROM più aggiornata, anche se ci sono. Quindi vi consiglio, se chi vuole provare altri dispositivi, poi le nomi, chi è interessato. E queste sono un po' delle caratteristiche. Come vedete, questo è lanciato a dicembre 2013, e non è uno dei più meno potenti, ci sono anche da 128 MB di RAM e funzionano benissimo. Quindi, sai, è un parametro di riferimento. Se prendete questo che mano io, è dual SIM, NFC, Bluetooth, con uno schermo pure, meglio di quello che ho io, Android, a $130 questo lo vendevano. Insomma, è molto meglio questo. Ah, ovviamente io sono qui rappresentato come italiano e Firefox OS è stato in italiano. Quindi per chi vuole approfondire, vuole avere informazioni anche come programmatori, eccetera, noi cerchiamo un po' di tutto ovviamente, siamo una community italiana, di sviluppatori sono pochi, diciamo li sto dirigendo io, sono principalmente la nostra community di supporto e traduzione, però quindi chi vuole sporcarsi le mani e vuole anche fare quello, noi siamo aperti a tutti, insomma. E qui cito con due link, Code Firefox è un sito con video tutorial, in cui trovate, diciamo, tutorial su come scaricare Firefox, compilarlo, fare le modifiche, e contiene un po' di tutto, in inglese. What can I do for Mozilla è un semplice sito a quiz, vi dice cosa ti piace fare, traduzione, promozione, UX, quality assurance e così via, e ti propone vari progetti in cui collaborare. Se dici programmazione, ti proporrai vari linguaggi e quali progetti in cui puoi contribuire. E quindi io qui concludo di solito con un po' di siti di riferimento. Cito questa, la Firefox SP Guide, che è un lavoro della nostra community, un lavoro che inizio io di questa guida in inglese tradotta in italiano, che spiega a chiunque come prendere il vostro Firefox e fare la vostra applicativo di Firefox S anche se non conoscete JavaScript, in 100 pagine. Tutto tradotto in italiano, con 20 pagine in più che ho scritto io ed altri, perché non era aggiornata, mancavano alcuni dettagli, eccetera. E questa è gratuita. La potete scaricare su LeanPub, per chi vuole contribuire su GitHub, perché è scritto in Markdown. Quindi a vostra disposizione, fatemi quello che volete. Quindi lì potete trovare tutte le informazioni su come incominciare a sporcarvi le mani, tutti i riferimenti, le cose che ho detto oggi, eccetera. Poi qui, link e così via. Qui un po' di esempi di applicativi realizzati, un po' di guide. Quindi io sono arrivato alla fine, rientrato preciso e perfetto, quindi ho spazio per le domande, per chi vuole, se no ci vediamo più tardi con Tocca su Mozilla. Ci sono domande? Ah, prego. Previsto un'estensione ai Windows Phone o all'iPhone? Per Firefox, il problema di questi altri, diciamo, sistemi operativi mobile è che alcuni non permettono l'utilizzo di motori grafici alternativi rispetto a quelli distribuiti. Android lo permette, quindi esiste Firefox for Android. Windows Phone è bloccato. Se io voglio fare un applicativo, un browser web, devo utilizzare l'engine di Internet Explorer predefinito. Firefox, infatti, adesso sta per uscire, uscita la beta di Firefox for iOS, che a me non mi piace quel progetto personalmente, che non è altro che un browser con la UI di Firefox, ma che sfrutta il webkit fornito da iOS. Quindi, diciamo, è un'esperienza secondo l'utente a metà, però molti utilizzano iOS e quindi Mozilla ha detto noi dobbiamo farci sentire anche qui per poter smuovere un po' le acque. Quindi non si può fare per Firefox, per Windows Phone, tant'è che ci fu un applicativo fake che girò, che creò un po' di problemi, che diceva era lì, che è scritto Firefox per Windows Phone, ma in realtà non era questo. Quindi purtroppo non si può fare. Ci sono altre? Perfetto.